spalti gremiti, cori e gran tifo. No, non è una partita di campionato, ma l'atmosfera è quella. Sulle gradinate e in campo, alla Marchesa del Prete di Venafro, gli studenti del Giordano. L'occasione per non dimenticare l'evento giunto alla 20ª edizione dedicato a chi, da docente o in altro ruolo, ha lasciato un segno in quella scuola e ora vi assiste dall'alto. Nelle immagini alcune fasi cruciali del derby tra Classico in divisa bianconera e gli azzurri dello Scientifico. Azione insistita sulla fascia sinistra, batti e ribatti con la palla che finisce tra i piedi dell'attaccante. Il suo destro, nel cuore dell'area, non lascia scampo all'incolpevole portiere. Scientifico in vantaggio. Sull'altra fascia, ad una manciata di minuti dal termine della prima frazione, l'incursione del numero 9 per il 3-0 definitivo. Dopo la cronaca, come ogni servizio sportivo che si rispetti, i commenti a caldo di alcuni dei protagonisti sul campo. La partita della Bede, di certo non ce l'aspettavamo un risultato così schiacciante, perché comunque quest'anno hanno fatto una buona squadra, però il campo ha parlato e noi abbiamo vinto. E purtroppo è andata male pure questa volta. Ma infatti, allora, noi non abbiamo mai vinto un Memorial purtroppo, ma quest'anno abbiamo tentato di fare una squadra abbastanza forte, non è anche riuscita questa impresa, ma in campo un po' di disguidi con tra i giocatori. Come è andata sul campo? Non tanto bene, però vabbè, non fa niente. La partita è stata comunque divertente? Sì, assolutamente. Com'è giocare su questo campo? È sempre un'emozione. Dal campo alla panchina, il vicepreside Marco Fusco, negli insoliti panni di allenatore, ci è sembrato a suo agio nel ruolo. Quest'anno abbiamo aggiunto qualcosa di più interessante dal punto di vista sociale, cioè la collaborazione con l'AIDO per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle donazioni. Insomma, l'Istituto Omnicomprensivo Giordano di Venafro è, proprio il caso di dire, è sempre in campo su tanti fronti con tantissime iniziative. Sì, sicuramente, anche perché sono poi i ragazzi a darci questa spinta, questa marcia in più. Basta orientarli nel verso giusto, i ragazzi non ti deludano mai. Sono ragazzi dalla faccia pulita e quando organizzano qualcosa, l'avete visto, organizzano curando tutti i particolari. Oggi è una bella giornata di sport, di amicizia, di solidarietà e quindi alla fine vincono tutti. E dunque, in attesa della prossima edizione, dal Del Prete è tutto.